C'eravamo lasciati con un appuntamento importante che è la classifica parziale dopo la prima manche. A questo punto Simone ci fa vedere come siete posizionati. Prego. Silenzio. Allora, il vice in testa segue Agnoletti 2, Agnoletti 1 e chiude la classifica Dante. Vi ricordo che la scuola Dante è la scuola che ha vinto la card, che è il premio molto importante, è una card oro e la settimana scorsa l'avete vinta voi. Per cui vedremo chi vincerà praticamente questa sera la card della serata. Attenzione! Noi proseguiamo con il nostro gioco, passiamo alla prossima domanda, è la prima della seconda manche ed è la domanda numero 10. Quale dei seguenti non fa parte dei Fantastici 4? Su cui hanno fatto tantissimi film, eh? Allora, Sue Storm, Reed Richards, Stan Lee, Ben Grimm o Johnny Storm? A voi la risposta. Ho fatto anche ultimamente sulle emittenti private in Toscana. Allora, la risposta è Stan Lee ed è la lettera C. Complimenti, perché vedo che tutti avete risposto o quasi tutti. Che avete combinato? No, voi? No, si è messa giusta, ma alla fine. Vabbè, l'importante è aver risposto esattamente. Allora, domanda numero 11. Attenzione, di quale segno zodiacale è una persona nata il 20 di luglio? A voi. Questa sera facciamo un po' di oroscopi, anzi non oroscopi, facciamo segni zodiacali. Allora, Bilancia, Cancro, Leone, Scorpione o Sagittario? Ho visto che Agnoletti 1 è stato l'ultimo a aver schiacciato, sono consultati, stanno ancora consultandosi, eh? Ed è esattamente la lettera B, ed è il Cancro, questa è la risposta esatta, avete risposto da come state applaudendo tutti quanti esattamente. Grazie Simone, possiamo proseguire e questo è il periodo in cui, come si dice, cade il segno zodiacale ed è il 22 giugno al 22 luglio. Ok, Simone, proseguiamo con la domanda numero 12. Attenzione, come si chiama l'attrice Vitti? Nostra grandissima attrice italiana, Anna, Monica, Fabiola, Paola o Maria? Ai ai ai. Qualcuno ha schiacciato sbagliando, io ho già visto, ho già avuto l'occhio. Attenzione, la risposta esatta fra un secondo ed è esattamente la lettera B della Monica, Monica Vitti. Un grande saluto alla nostra Monica Vitti, grande attrice italiana. E possiamo proseguire con il nostro gioco, siamo arrivati alla domanda numero 13. Attenzione. Come si chiama il film del 1996 di Gregory Hoblit con protagonisti Richard Gere, Laura Linney, John Malwin e Edward Norton? Attenzione, queste sono le possibili risposte. Upton in New York, Schegge di paura, Trappola in alto mare, Giorni contati o Canone inverso? Che poi è Canone inverso. Che non è quello della TV, eh? Assolutamente. Attenzione, questa è la risposta che dovevate dare e sono Schegge di paura. Proprio paura. Cioè, proprio silenzio assoluto. Nessuno? Sì, abbiamo sbagliato. Voi avete sbagliato, voi? Zero. Voi, tranquilli, eh? Dante che ha fatto? Zero. Zero? Zero. Bene. Professore, lei lo sapeva? No. No. Onestamente no. L'abbiamo colto in fallo, eh? Sono okay. Sincero nella risposta. Esatto, a lei ci rivolgeremo quando saranno domande tra parentesi tecniche. Vedremo. Va bene? Ok, proseguiamo con il nostro gioco, siamo alla domanda numero 14. Oh là là, stasera piovono i bonus. Attenzione, questa è la domanda. Nel biliardo la posizione di inizio della palla o del pallino? E adesso vi do le definizioni e le risposte in contemporanea. Si dice nappo, bardotto, acchito, calabrosa o bonza? A voi la risposta. Tu, se vuoi, sei capace di meravigliarmi? Non mi canale. Hai visto chi sai giocare? Acchito, la lettera C era esattamente la risposta che dovevate dare. Complimenti a chi ha risposto esattamente. Allora, passiamo alla prossima domanda che è la numero 15.
Quale organo del corpo umano ha assoluto bisogno per funzionare regolarmente? Potrebbe essere il cuore, il pancreas, i reni, la tiroide o il fegato? Tutti si consultano, no? Tutti. Comunque hanno già dato la risposta. Adesso vediamo come. Allora, Agnoletti, com'è andata? Bene. Pronto? Benissimo, sì, scusa, ci si stava consultando. Sulla risposta, immagino. Sì. Ah, ecco. Ok, la tiroide ed è la risposta esatta, è la lettera D. Grazie Simone, proseguiamo con la domanda numero 16. Cosa significa il termine edochiano? Ma cosa significherà il termine edochiano? Potrebbe voler dire astuto, accorto, circondato da aureola, ameno, piacevole o abitante di Tokyo. Secondo voi qual è la risposta esatta? Forza, con lo secondo stop! È un abitante di Tokyo. In quanti lo sapevano? Noi. Meno male, è andata bene però, è andata bene. Ma che era per tre? Voi avete sbagliato o non avete risposto? Abbiamo sbagliato. Avete sbagliato? Dante, cosa hai fatto? No, non è sbagliatissimo. Niente. Ecco. Voi vi rimbalzate praticamente da chi non risponde. Sì, sì. Ok, continuiamo. Domanda numero 17, attenzione. In quale regione viene prodotto il vino Barolo? È un signor vino, eh? Attenzione, ed è la Sicilia, la Sardegna, il Piemonte, la Lombardia o la Toscana? Siete praticamente voi, Toscana, siete imbattibili. No, imbattibili no, ma siete una delle regioni che naturalmente producono uno dei migliori vini italiani, senza un problema. Vieni! Ed è il Piemonte comunque che produce il Barolo. Agnoletti. Uno mi sa che non abbia risposto, Devo sbagliare. Ancora? Mi dicono male dietro. Ci beve poco però Stefano. Ok, proseguiamo con la domanda numero 18. Attenzione. Quale leader cinese costituì la Repubblica Nazionalista Cinese a Taiwan? Voglio vedervi qui adesso. Attenzione, queste sono le possibili risposte. Chu Enlai, Mao Zedong, Pol Pot, Chiang Kai-shek o Deng Xiaoping. A voi la risposta. Intanto chiedo al professore se rientra nelle materie di storia. Professore? Può rientrare. Potrebbe entrare. Il programma è vastissimo. Chiang Kai-shek, la lettera D. Perché non so mai quanto praticamente ci si stacchi dalla domanda di curiosità o comunque di attualità, no, alla la domanda dello storico. Siamo in licei, per cui è parallela praticamente. Il programma è vastissimo, tutto non i docenti non riescono a fare, però questa può questa essere praticamente è detto, sì. Perché è una pietra miliare praticamente della storia e della politica internazionale, senza ombra di dubbio. Grazie professore. Allora, proseguiamo con il nostro gioco. Siamo arrivati così alla domanda numero 19. La domanda numero 19 ci chiede: come si chiama il film del 1997 di Philip Noyce con protagonisti Val Kilmer e Elizabeth Shue? Attenzione, queste sono le risposte. Colpevole di innocenza, Jurassic Park III, Castaway, Il sogno d'amore o Il santo? Il santo. Attenzione. 3 secondi, 2, 1... Che silenzio! Niente. Allora si è sbagliato. Ecco, meno male. Noi non abbiamo risposto. Gli unici che praticamente non erano attenti, hanno sbagliato. Vabbè, dai, no, bisogna, tanto è importante partecipare. Anche voi avete sbagliato. Noi non abbiamo risposto. C'è l'esaltazione dello sbaglio, qui tanto va bene così, dai. Ok, proseguiamo con il nostro gioco. Domanda numero 20. Oh, ragazzi, divertitevi. Quale animale appare nella sigla del film della Metro Golden Mayer? Facilissimo, eh? Orso, leone, gabbiano, cane o gatto? Io penso che nessuno di voi sbaglierà, eh? Infatti, non hanno sbagliato, eh?
Ok, era la lettera B ed è il leone. Proseguiamo velocissimamente con la domanda numero 21. Attenzione, la domanda numero 21 ci chiede: quale di queste città non è capoluogo di regione? Attenzione, Pescara, Perugia, Potenza, Campobasso o Trento? Vi ricordo, una di queste città non è un capoluogo di regione. Voilà, ed è la lettera A, ed è proprio Pescara che non è capoluogo di regione. Il capoluogo dell'Abruzzo, infatti, è L'Aquila. Ok, perfetto. Grazie Simone, proseguiamo con la domanda numero 22. Vediamo un po' cosa ci chiedono. Quanti sono i tempi di una partita di pallanuoto? Tutti esperti di calcio, adesso chiediamo invece qualcosa sulla pallanuoto. 8, 4, vince chi arriva prima a 10 punti. 5, si gioca tutto in un unico tempo. A voi. Attenzione, mancano pochissimi secondi per dare la risposta che secondo voi può essere quella esatta. E stop! Ed è 4-4-4-4. Ok, siamo arrivati così anche al termine della seconda manche. Noi ci riproponiamo per la terza, con prima però la classifica parziale. Tra due minuti dopo la pubblicità.